È andata molto bene perché c'è stata tantissima affluenza. È andata molto bene, molto molto bene. Venduto tantissimo dal primo giorno fino all'ultimo, quindi chiusura con il botto perché ancora vediamo un sacco di persone e comprano in tantissimi. Saluta Arezzo così con un bilancio più che positivo e il villaggio tirolese che nell'ultimo giorno in Piazza Grande già prenota l'edizione 2024. Un mercato natalizio unico con espositori provenienti dal Tirolo, dall'Austria e dalla Germania. Sicuramente la curiosità, poi la merce che indubbiamente attira la gente. Chiude così un pezzo della città del Natale tra i più apprezzati che ha portato in città anche nuove opportunità di lavoro. Lavorano un sacco di persone per questo mercatino e quindi ci sono tanti posti di lavoro, aiutano tante ragazze, anche ragazze giovani come prime esperienze lavorative, sicuramente per crescere. Il 1° gennaio è stato l'ultimo giorno anche per visitare la Casa delle Lego, una tra le attrazioni di punta, adesso in cerca di una nuova collocazione per la prossima edizione, con la Galleria d'Arte Contemporanea, pronta ad accogliere le opere del Vasari nell'anno delle celebrazioni per il 450° anniversario della morte. Tantissime famiglie e bambini provenienti da ogni parte d'Italia e quindi siamo molto contenti come Confcommercio di aver dato alla città di Arezzo per l'ennesima volta un altro grande evento che ha calamitato davvero tantissimi turisti da tutta Italia. Ogni anno si rafforza, cresce, migliora e arriva ad un pubblico sempre più vasto, quindi siamo davvero soddisfatti di aver portato ulteriormente indotto alla città, penso ai commercianti, penso ai ristoratori, agli albergatori che hanno occupato le camere appunto alberghiere fino al 98% di occupazione, quindi questi sono dati davvero importanti per una città che dal punto di vista turistico sta crescendo molto. Restano invece sino a domenica 7 gennaio in città le meraviglie del Prato e della Fortezza, oltre ai mercatini di Piazza San Jacopo e Piazza Risorgimento.